Buon pomeriggio dal Ciotti di Borgo Podgora per l'ultimo appuntamento per la formazione allenata da Davide Pacassoni tra le mura di casa di questa stagione 2012-2013. Real Podgora affronta quest'oggi i dilettanti Falasca C2. Lo Martire che chiede lo scambio, si porta sul diagonale proprio sulla linea di fondo, ma c'è il gol dopo un minuto di gioco. Lo Martire, loro chiamato in causa, capitan Di Martino. Ancora Lo Martire, qualche minuto di gioco di queste prime battute. Ancora i dilettanti Faraschi con la possibilità, e c'è il gol del raddoppio. Grazie alla marcatura di Ferreri, ancora Real Podgora al tiro, la fiondata dalla lunga distanza per Cristadora che cerca lo spazio, la battuta a rete, Bonfanti. Adesso i dilettanti di Faraschi, ancora Lo Martire. E ancora Bonfanti nel vantaggio, alto bello il tiro, Zanaglio non trattiene ma allontana, scivola ma allontana l'insidia. Questa volta invece non vi riesce a trattenere il tiro di Montalto, che è alzato per Lo Martire. Come viene come arriva il pallone? Sono due di amatori oggi, soltanto amatori, manca Fabrizio Amatori. C'è il pareggio, Bagoli. E si torna a giocare, quindi 30 minuti ancora per le due formazioni in campo. Adesso la formazione di casa con Piovesan che va alla battuta, invece vola Zanaglio. Siamo vicino al laut, c'è il gol, si sono fermati tutti quanti. Bagoli ha trovato invece l'occasione per sferrare il colpo. Bonomolo, Bagoli, la finta per Montalto ed è ancora Bagoli, e il gol di Bagoli, che è d'accordo. Paolucci, lo scambio con Bagoli, la finta con il corpo, è ancora un ottimo gol al nono. Paolucci non cessa, l'attività arriva anche il gol di Paolucci. Ancora calcio d'angolo, Lo Martire. Pallone che perviene dalle parti di Cristadoro che va a realizzare al tredicesimo la terza marcatura sopra la linea mediana. Ci prova a farsi lo spazio il diagonale, questa volta trova Mozzato sul palo più lontano, mentre Lo Martire, poco più arretrato, si trova Amatori. Vedremo chi sarà a battere direttamente Amatori. Si muovono, c'è Lo Martire che va al tiro ma rimane a terra, ci torna in possesso del pallone. Adesso il tacco preziosissimo verso Perin, Bagoli, Montalto, lo stop con il petto di Ferreri, la palla che finisce in rete. Scambia con Montalto che alza il pallone, arriva proprio il triplice fischio finali, quindi Real Podgora batte dilettanti Falaschi 8-3. I gol di Mozzato, poker per Bagoli, gol anche per Montalto, Ferreri e Paolucci, mentre per i dilettanti Falaschi hanno segnato Cristadoro e la doppietta di Lo Martire.